I sindaci di Torino, Chiara Appendino, di Milano, Beppe Sala, di Genova, Marco Bucci e di Bari, Antonio De Caro, anche nella sua veste di presidente nazionale dell'ANCI, si sono confrontati nell'aula magna alla Cavallerizza sul tema dello sviluppo, del ruolo e del futuro delle città metropolitane in Italia. L'occasione nasceva dalla presentazione dello studio Atlas, mappe e dati statistici per raccontare ed analizzare in 12 capitoli Torino e la prima cintura. Ma il confronto, le sinergie, la competizione tra i capoluoghi sono stati al centro del dibattito, con i primi cittadini protagonisti e la legge Delrio, che ha fatto nascere le città metropolitane, sul banco degli imputati. Tutti hanno convenuto sulla mancata occasione di prospettiva nell'applicazione della legge Delrio. Ma sulle modalità di elezione degli amministratori delle città metropolitane i pareri sono stati discordanti. La sindaca di Torino e della città metropolitana, Chiara Appendino, si è chiaramente espressa per il ritorno al voto diretto, per far sì che non sia automatica la scelta del sindaco del capoluogo come sindaco metropolitano, per il rafforzamento della struttura politica alla guida di questi nuovi enti. I primi cittadini hanno comunque convenuto sulla scommessa che i nuovi enti rappresentano e sulla necessità che il futuro governo prenda in seria considerazione le necessità di sostenerne lo sviluppo, costruendo prospettive per i prossimi decenni.